quanto riguarda le Brigate Rosse, questa è la, credo, più grossa bufala che ci abbiano mai raccontato in questi decenni. Ci hanno raccontato, in particolare per quanto riguarda il sequestro Moro, che un gruppo di brigatisti che non aveva mai fatto azioni particolarmente violente di sangue decide di sequestrare uno dei più in vista tra gli esponenti democristiani e di trattenerlo per 55 giorni in barba ai servizi segreti di tutto il mondo che lo cercavano. Inoltre ci raccontano che questi quattro sgallettati, come raccontano di essere, che si esercitavano nei loro racconti, come dicono, a salve nella casa di uno di loro, riescono a fare questa azione appunto da perfetto comando militare, sparano 96 colpi con una mitraglia alle due guardie accanto a Moro, senza colpire Moro, neanche di striscio, quindi una mira perfetta avevano, sequestrano Moro e per 55 giorni la fanno franca. Inoltre portano il corpo di Moro in via Gaetani, in una zona ipercontrollata da polizia, carabinieri, eccetera, quindi riescono a scavallare tutto il controllo di polizia e carabinieri. Brigate Rosse, le quali hanno un simbolo particolare, questa è la cosa più assurda, poi se, dal punto di vista simbolico, le Brigate Rosse hanno la stella a 5 punte come simbolo, che è la stessa stella a 5 punte che compare nello stemma della Repubblica Italiana, stella a 5 punte, che è l'emblema massonico, un'organizzazione clandestina contro lo Stato che sceglie lo stesso simbolo dello Stato che combatte. In tutta l'operazione Moro ci sono proprio una serie di indizi che denotano che era un'operazione della Gladio militare, tanto che infatti le cronache ci raccontano che c'era un colonnello dei servizi segreti che casualmente passava da Via Fani nel momento in cui veniva rapito Moro, il colonnello Guglielmi. Questo colonnello non era un semplice colonnello dei servizi segreti, era l'addestratore di Gladio. Pensate che in nessun processo verrà mai fatta la perizia su tutti i proiettili che hanno sparato a Moro, che erano proiettili comunque militari in dotazione alle forze speciali. C'è poi una lettura, tutta l'operazione è marchiata Massoneria e Ordine della Rosa Rossa. L'operazione parte in Via Fani. Mario Fani era il fondatore del circolo di Santa Rosa. L'operazione si chiude in Via Caetani con il ritrovamento del corpo di Moro in una Renault rossa, RR, simbolo della Rosa Rossa, ma come se non bastasse, al numero 9 di Via Caetani, dove viene deposto Moro, c'è il conservatorio di Santa Caterina della Rosa. E questo non lo rilevano mai, cioè tuttora non lo rilevano mai i giornali, le cronache, eccetera. E Michelangelo Gaetani non era una persona qualunque, ma era un dantista. Precisamente il dantista che parla del linguaggio segreto di Dante nella Divina Commedia. Anche il numero di giorni del sequestro, 55, non è casuale, perché richiama il 510 e quinque della Divina Commedia, che porterà la soluzione a molti dei problemi di corruzione e di sfascio del paese per Dante Alighieri. Non è un caso neanche il nome scelto dello statista, Moro, perché in una delle più importanti opere rosacrociane, che è La città del sole di Campanella, si parla del principe Mor, che è il reggente di uno stato, di questo stato ideale della città del sole. Città del sole che è la metafora praticamente dell'Unione Europea. E quindi il sequestro Moro è un immenso sacrificio, sostanzialmente, dal punto di vista simbolico, che segna la nascita dell'Unione Europea. Infatti, nel 78, l'anno del sequestro Moro, parte lo SMEC, quindi l'operazione che porterà alla moneta unica. La moneta è la cosa più importante che hanno fatto per portare all'unificazione dell'Europa. Si rafforzeranno sempre di più quelle strutture che c'erano prima, la CECA, la Euratom, la Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, eccetera, che erano i prodromi, diciamo, dell'attuale appunto Unione. Quando si parla della storia d'Italia, parlare del 33° grado della massoneria, parlare degli accordi trasversali fra le massonerie varie, parlare di poteri della Chiesa non visibili, Opus Dei, ordini militari dei Cavalieri di Malta, parlare di Grandi Orienti, Mediterraneo o meno, di grandi altre organizzazioni, parlare dei Rothschild,
della più grande e potente famiglia che detiene il potere mondiale dell'economia capitalistico-finanziaria, parlare del sionismo, che non è l'israeliano che tutela la sua libertà di religione e i suoi valori, quelli che noi possiamo tranquillamente accettare, anzi fanno parte della cultura comune mediterranea, ma il grande potere finanziario mondiale che si organizza. Ecco, quando si comincia a parlare di queste cose, si parla in realtà dell'Italia. 1974. I carabinieri del nucleo speciale di Dalla Chiesa mettono a segno un colpo sensazionale. A Pinerolo finiscono in manette Renato Curcio e Alberto Franceschini, fondatori e capistorici delle Brigate Rosse. Buonasera a tutti, scusate il disturbo. Volevo salutare l'ex brigatista terrorista, signor Curcio. Ho portato due foto per farmele autografare da lei, se possibile, in questa occasione, visto che comunque che lei non ha rinnegato tutto ciò che è stato fatto in passato. È una foto di Aldo Moro. Scusa, per favore. È una foto del generale Dalla Chiesa. Per favore. Ho portato anche il pennarello rosso. Rispettoso. Non sono rispettoso. Io sono rispettoso. Signore, dai. Sono Alessandro Carluccio. Vabbè, ti conosciamo perfettamente. Sì, sì, mi dia le cose gentilmente. La prossima volta organizziamo un bel convegno con la famiglia Mazzola e Giralucci. Lei li conosce, giusto? Sì, lo organizzi lei. Mi fa un autografo sulle foto, visto per coerenza sua di quello che comunque ha fatto, perché so che lei non si è pentito degli atti che ha fatto. E anche rivendicato tutte le azioni. Scusa, delle Brigate Rosse. Scusi, mi scusi. Allora, se mi fa un autografo, sarebbe una cosa carina. Usciamo? Guardate, mi stanno prendendo, non hanno il titolo neanche per toccare. Non mi tocchi. Non mi può toccare, deve chiamare la questura. Lei deve chiamare la questura se mi vuole fuori. Non mi toccate, se no mi tocchi. Dovete chiamare la polizia per andarmi. Hai capito? Guardate gli atti. Guardate. Fuori, la Madonna. Ok. Guarda, ti spacco la faccia. Vieni. A questo punto, che cos'è la libertà? Ci ritroviamo in un contesto che è un po' come quello di Matrix, cioè in un contesto in cui quando ci sembra di scegliere qualcosa, in realtà non facciamo altro che indirizzarci in una via che c'è già stata stabilita da qualcuno, che ci è stata quindi imposta a sua volta dall'alto. Allora, quello che possiamo chiederci è: dov'è la vera libertà? Se lo status quo non è possibile da cambiare, se come ci muoviamo all'interno dell'economia, della politica o della finanza, in realtà noi non abbiamo alcun tipo di potere, dove possiamo trovare la via d'uscita? Ma non possiamo non dire che questa pletora gigantesca di soggetti retribuiti per funzioni politiche è l'altra chiave di lettura del definitivo affondamento dell'idea di democrazia. L'idea vera, la pratica della democrazia, quella degli utili idioti che gestiscono i slogan, quella degli apparati che selezionano i peggiori, quella delle caste che hanno bisogno di uomini di non particolare spessore e apertura mentale ai vertici, perché tanto il comando si tramanda e si trasferisce da solo, è una storia destinata necessariamente a finire. Se non che per finire occorre un risveglio collettivo. E sta accadendo, anche perché gli è stata sbattuta in faccia davanti. Se questo non accadesse, quello che si chiama nuovo ordine mondiale, quell'appiattimento collettivo non teso come uguaglianza ma come impoverimento, quel dominio diventerebbero quel grande film in bianco e nero degli anni 20, Metropolis, dove una casta di potenti col casco d'oro viveva al sole e la gente viveva lavorando nelle miniere.